Salve a tutti, anch'io oggi vi farò un video come farci la nostra mascherina, visto il periodo di quarantena che c'è in questo momento. Solo che io, siccome devo fare un video per far vedere la lama Rotary della Silhouette 4 Plus, questa mascherina mi fa proprio il caso mio, perché la taglierò appunto con la Silhouette. E ora andrò a prendermi il file che giorni fa, nello store di Silhouette America diede appunto la mascherina gratuitamente, il file della mascherina gratuitamente. Io me la sono già scaricata, quindi vado nella mia libreria ed ecco qua. Io mi sono scaricata anche il template per fare la visiera, però oggi ci concentriamo sulla maschera. Sulla mascherina. Questo è il file, come vedete, qui dà diverse misure e qui diverse misure in scala. Cioè dobbiamo portare la nostra misura nella scala che ci interessa. Per esempio, io ho fatto la large, quindi come scala ho messo 115. Mio marito gli ho fatto l'XL, quindi ho messo come scala 120. Ma vediamo ora come portarla in scala. Come tutti sapete, io preferisco farmi un file nuovo e questo tenerlo intatto com'è. Quindi faccio, seleziono, copio, vado sul file nuovo, nuova area di lavoro. Come vedete, io tengo quella della Cameo 3 perché mi basta. Faccio incollo. Ed ecco qua che mi ha incollato tutti i file. Questo lo togliamo perché non mi serve. Ora andiamo a mettere in scala tutti i pezzi. Quindi andiamo in questa opzione qua, la finestra trasformazione, andiamo in questa icona qua, ridimensiona, ed ecco qui la nostra scala. Qui, come ho detto, io metterò 115. Voi mettete la misura scelta, seleziono una mascherina e faccio inserire. Seleziono l'altra, non ho più bisogno di cambiare valore perché rimane, faccio inserire e faccio così anche con le altre. Ok, fatto questo, adesso questo possiamo toglierlo che non mi serve più. Ora andiamo a fare una piccola modifica a questa parte qua. Questa la mettiamo sopra e perché io ho notato che quando andavo a inserire l'elastico c'era poco spazio. Premetto, questa mascherina c'è il video anche nello store di Silhouette, nel sito della Silhouette, perché questo essendo un file dello store vi mettono anche il video tutorial, quindi potete andare a vedere anche quello. Io non l'ho visto e faccio a modo mio. Allora, io prendo la guida, diciamo che l'allungo di questo pezzetto qua. Faccio così. Allora, questo lo porterò in questa guida qua e questa lo porterò in questa guida qua. Ne metto un'altra da questa parte qua perché poi dovrò fare la stessa cosa in questa qua. Ok? Ora seleziono, vado su modifica punti. Modifica punti. Scelgo questo. Clicco sulla maschera e vedete, e porto questo punto qua e questo punto qua. Ora dovrò fare raggruppo e questa è fatta. Ora prendiamo l'altra parte, sempre dove è scritto outer, la giro. Ok, la metto a pari, vedete, questo mi serve per sapere la larghezza, così, e
Faccio lo stesso lavoro, seleziono, vado, modifica punti, scelgo questo e clicco su la maschera e porto il punto. Poi raggruppo. Ok, ora possiamo togliere le guide che non ci servono più. Per prima cosa taglierò questi pezzi qua, quindi dovrò rigirare questa. Vediamo se è la stessa lunghezza, 174,71. Questa è un po' più di 170, facciamo così, questa per farla identica a questa, vediamo quant'è, vado qua, è 174 e altezza 170 e 24, quindi blocchiamo questo, andiamo di qua, 170. Ok, e le abbiamo portate uguali, quindi ora andiamo a tagliare. Vado su invia. Sapete che dobbiamo mettere nello strumento 2, accendiamo la nostra Cameo Plus e dovremo mettere taglio rotante, quindi seleziono. Ok. Andiamo nello strumento 2. Ok. Noi dobbiamo selezionare tutto e fare bordo taglio rotante. Non vi preoccupate se mette queste ghirigori qua, ma quando andrà a tagliare non taglierà assolutamente questi. Questi servono per dare alla lama rotante l'input di fare il giro e di rimettersi nella stessa posizione per continuare a tagliare bene il file. Poi vedrete anche quando taglierò che non vengono assolutamente tagliati questi pezzi. Bene. Mi raccomando, settate tutto sempre nello strumento 2, va la lama rotante, vedete se è giusto il tessuto e quant'altro. Fatto questo, vi faccio vedere come si taglia. Bene, ora andiamo a tagliare. Vi faccio vedere la lama craft, che è questa, vedete, e andrà nello slot 2, non so se si vede bene. Sì, ok, scusate, ho fatto la rovescio. Ora andiamo a vitare perché dobbiamo fare fuoriuscire la lama, altrimenti non taglierebbe, vedete? Ok, lo posizioniamo nello slot 2, inseriamo bene e blocchiamo. Ora vi faccio vedere come taglia. Mi raccomando, io l'ho messa nel tappetino della A4, mi raccomando, l'ho fissata anche con questo scotch per il modo di per far sì che non si sposti la stoffa. Ora andrò a inserire e procediamo al taglio. Diamo invia. Ed ecco che ha iniziato a tagliare. Adesso sta facendo, se vi ricordate, quei segni blu che erano nel software, ma tranquilli, non taglia la stoffa.
poi vi farò vedere. Adesso lasciamo tagliare il tutto e poi dopo vediamo a taglio finito come è venuto. Bene, ora andiamo a vedere come ha tagliato. Io premetto, c'è anche il video nello store di come fare questa mascherina. Io non l'ho guardato perché il video l'ho fatto a modo mio, quindi come anche la cucitura e tutto il resto. Vedete, questo è quello che ha tagliato. Se rimane attaccato con qualche filo, prendete le forbici e tagliatelo in questo modo. Può succedere che rimane un filo attaccato, vedete? Ecco, bene, ora fatto questo, vedete, tagliato perfettamente. Ora io faccio lo stesso procedimento per il davanti e poi finito vi faccio vedere come cucire. Per il resto avete capito come taglia la lama rotante. Bene, ora vi faccio vedere come cucire, però prima di tutto vi voglio far vedere anche come ha tagliato l'altra parte. Vedete, qui taglierò un po' con le forbici, dove è rimasto attaccato qualche filo può succedere. Vedete che vi ricordate quella linea ritorte che erano nel disegno? Quelle linee in più non sono, è stato tagliato perfettamente e non ha tagliato come era là, quello che ho detto prima, se vi ricordate. E questa è la seconda, tagliamo sempre se rimane qualche filo. Ok, e questa era la parte più grande. Come ho detto, io non ho visto il, so che anche nello store dove prendete la mascherina c'è un video tutorial, ma io non l'ho visto. E questo che faccio, ho fatto la mia prova e lo faccio come dico io. Poi voi vedete, ci sono altri modi, non so come sia quell'altro. Poi io come elastico uso questo, me lo sono fatta con delle magliette perché nell'orecchio mi dà fastidio, sono allergica all'altro elastico. Poi questo è il filtro che metterò dentro, mi sono fatta uno schemino, voi dopo in base alla mascherina, io l'ho fatto sulla mascherina, ho fatto questo schemino, che questo sarà il filtro che andrò a tagliarlo da questo pezzo. E questo qui è un pezzo dei pannolini che usavo per dei tappetini che usavo per il cane da mettere sotto, logicamente questo è pulito. Bene, ora vi faccio vedere come cuciamo i pezzi. Allora, sapete che va comunque sempre rovescio con rovescio, quindi andrò a cucire questo qua. Lascerò un piedino perché, se vi ricordate, nel disegno c'era il tratteggio, quello era dove andava la cucitura. Vi ricordo anche che se fate usate una stoffa come in questo caso io, che ho fatto con un disegno davanti, ricordatevi che dovete mettere un pezzo con il disegno che vedete e fate un altro taglio e mettendo la stoffa alla rovescio, perché altrimenti se mettete tutte e due questi qui, vedete, non verrebbe, cioè verrebbe da una parte alla dritta e da una parte alla rovescio. Invece devono essere tutte e due in questa maniera qua, vedete, così.
dritto con dritto, mi raccomando. Io adesso ne ho tagliati due, ho fatto due perché ne devo fare due, però logicamente se voi ne fate una tenete bene a conto che ci vuole un dritto, cioè ci va un dritto e poi tagliato un rovescio. Se invece fate diciamo una stoffa neutra, non ha importanza. Bene, detto questo, iniziamo a cucire. Questa, la parte più grande, è quella che io metto davanti, poi vi spiego perché. Guardate come faccio, ok? È semplicissimo. Prendo la mia macchina da cucire ed ecco qua. Ok. Iniziamo. Allora, come ho detto, dobbiamo, io lascio in genere, per fare tutte le cuciture uguali, metto il piedino a pari qua e inizio a cucire. Ok, ora questo è il dentro, quindi io prima di tutto gli faccio l'orlino qui, perché qui ci verrà il buco per mettere poi il nostro filtro. Quindi piego un po'. Lo stesso faccio da quell'altra parte. Ora io apro bene questo, vedete? Aspetta, facciamo che allungano un po', ecco, così. Cerco di aprirmi bene. La, vedete, questa piegatura la apro così, la schiaccio un po'. Ora metto dritto con dritto, faccio combaciare le due parti qua e le fisso subito. Io, perché mi vengono bene le due parti, faccio prima questo pezzo, poi dopo andrò a fare l'altro pezzo. Quindi mettiamo sotto, prendo. E faccio la stessa cosa, vedete, ho cucito questa parte, ora rigiro da questa parte e vado a cucire l'altra. Così sono sicura che i pezzi vanno perfettamente con la cucitura sotto. Poi vi faccio vedere qui e vado sempre a un piedino. Ok, tagliamo tutti i fili, spostiamo un attimo la macchina, vi faccio vedere. Ora giriamo, vedete, questa è la parte che va sotto, quindi è quella che avevamo fatto il bordino. Giro e vi faccio vedere. Guardate, la cucitura, vedete, si vede? Vedete? Cucitura sotto,
sono tutte e due a pari di cucitura sotto e cucitura di qua, idem di sopra, le due cuciture sono allineate. Scusate. Bene, ora diamo diciamo un'altra cucitura sopra per schiacciare. Vedete già la maschera ha preso forma, vedete? Ok. Io adesso andrò a dare una cucitura sempre di mezzo piedino forse qua sopra, per dar sì che venga schiacciato il tutto. Ok, partiamo dall'inizio e ok, vedete? Così la mascherina ha già preso forma ed è tutta ben schiacciata, porta filtro. E qui ora andiamo a fare questa cucitura qua, perché qui verrà inserito poi questo cordoncino che vi ho detto. Ok, io però do un piccolo zigzag. Vedete, questo è quello che io avevo modificato e ho fatto un po' più largo, perché mi serve per inserire dentro il cordoncino. Qui faccio una cucitura, così. E alla stessa maniera da quest'altra parte. Ok. Vedete? Allora, qui abbiamo, qui ci sarà il buco per mettere il nostro cordoncino e qui per mettere il nostro filtro, altrimenti non mi va bene. Quindi prendo, faccio e do una cucitura in questa maniera. Così, taglio il filo. E faccio lo stesso da quest'altra parte, logicamente dallo stesso verso, quindi va in giù e devo fare così. Vedete? Io ho fatto queste due pieghe qua. Bene, ora abbiamo finito di cucire e mettiamo il nostro cordoncino. Spostiamo la macchina.
Ok. Ecco qua, facciamo sempre lo stesso nodo, ecco qua la mascherina. Ora gli mettiamo il filtro, quindi vado a tagliarmi. Vedete, piego a metà, faccio così e mi vado a ritagliare. Ecco qua la nostra mascherina col filtro. Ecco qua, e dentro abbiamo il filtro. Allora, come detto e ripeto, c'è chi ha fatto altri video sulle mascherine, magari ha fatto dei video più belli del mio sicuramente. E so che tanto ci sarà qualcuno che farà polemica e quant'altro, ma non mi interessa. Io ho fatto questo video principalmente per far vedere come taglia la Cameo la stoffa, ed era quello che mi interessava. Poi questo è un di più che vi ho fatto vedere come assemblarla. E l'ho fatto un po' alla buona, per il fatto anche che ho poco tempo adesso, ho altre cose da fare, e ho cercato di far vedere il mio modo. Spero che comunque sia utile a persone che vogliono cucirla e magari non sanno anche da come fare, da che parte iniziare. Mentre ci saranno quelle più esperte che sicuramente faranno meglio di me, anzi fanno meglio di me. Io per ora penso che sia tutto per questo video, spero che comunque vi piace, mettetemi il pollice in su, e il prossimo video vi farò vedere come fare la visiera. Anche questo un file preso dallo store di Silhouette, e ve lo faccio vedere appunto come taglia anche la Silhouette. Io ho la 4 Plus. Questo è tutto, vi ringrazio di avermi seguito e ciao al prossimo video. Un bacione, mi raccomando, restate in casa.